Doro è un marchio che incontriamo tutti gli anni al Mobile World Congress, un marchio che è specializzato in telefoni semplificati o con funzioni particolari per delle categorie particolari, soprattutto ad esempio gli anziani. Abbiamo un telefono clamshell, il classico a conchiglia, che è un fattore di forma che piace ancora molto a questa categoria, perché proprio anche per rispondere l'idea di aprire il telefono e semplicemente rispondi è più facile che trovare un tasto, schiacciare un tasto, fare uno swipe su un touchscreen. Semplicemente si apre il telefono, si risponde, è tutto semplificato. Menu semplificato, display più grande di quanto era in precedenza, quindi anche maggiore visibilità e alcune cose carine alla fotocamera, quindi si possono fare le foto ai nipoti, all'email, a diverse altre funzionalità, al bottone di assistenza per far partire ad esempio le chiamate di emergenza ai numeri che abbiamo preimpostato, e ha la possibilità interessante di bloccare le chiamate dei call center. Quindi con semplicemente premendo un tasto blocchiamo le chiamate dei call center che lui ha in memoria, oppure se questi cambiano numero, cioè un telefono non è in memoria, possiamo infilarlo nella blacklist e non essere più disturbati dai call center. Magari è una cosa che puoi attivare l'anziano, oppure potremmo attivarla noi alla nonna in modo che non le telefonino, evitano la truffa, guardi che il suo operatore sta per cambiare la tariffa, è sicura che non vuole passare a nuova tariffa, come succede. Invece alla nonna gli blocchiamo le chiamate al call center e stiamo tranquilli che nessuno le cambia più la bolletta. Adesso passiamo a vedere un'altra delle novità, l'altra novità interessante è quello stand d'oro. Altra categoria di prodotti interessanti che fa d'oro sono i wearable però sempre indirizzati in questo caso agli anziani e anche a chi ha problemi di disabilità mentale, ad esempio pensiamo all'Alzheimer. È un wearable che ha la caratteristica che era un orologio normale, quindi fa vedere l'ora come si faceva ancora nel 1900, però è un orologio connesso con il GPS e con la possibilità di fare quello che si chiama il geofencing, cioè mettere dei recinti virtuali. Se l'utente esce senza il nostro consenso, diciamo, da questo recinto virtuale, ci arriva un alert, un allarme, quindi noi sappiamo ad esempio se il nostro parente che vogliamo tenere d'occhio da lontano è uscito dal quartiere, è uscito dalla casa, dal giardino, oppure possiamo mettere il quartiere, possiamo cominciare a preoccuparci, a magari mandargli un avviso, cercare di ricontattarlo, e in questo caso appunto evitiamo che le persone a cui vogliamo bene, che hanno problemi tipo l'Alzheimer, possano perdersi, diciamo che è un modo per tenerli d'occhio da remoto, semplicemente facendogli indossare un orologio.